Benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video dei prodotti finiti. Prima di iniziare vorrei dirvi che al giveaway, vi lascio il link del giveaway tra le schede e nell'info box, al giveaway volevo aggiungervi due prodotti che mi sono scordata di farvi vedere. Uno è questo smalto in mini taglia di Fabi, questo qua, e l'altra invece è questa matita occhi di Neve Cosmetics. È oro, molto carina, natalizia, e niente, voglio aggiungere questi due prodotti. Parto con i prodotti finiti. Come al solito, giù nell'info box trovate link con tutte le varie review dei prodotti. Di quelli invece di cui non vi farò la review, cercherò di mettere una foto del link. Allora, primo prodotto senza review che abbiamo utilizzato un po' tutti in casa, non l'avevo acquistato io tra l'altro, è questo sapone liquido viso e mani dei Minions alla banana con aloe vera bio, lì in ci vi metterò una foto. Comunque non sono stata a guardarlo, c'era, l'ho utilizzato, è senza parabeni, senza SLS e senza SLS. Mi è piaciuto, non secca le mani, ha una profumazione ovviamente dolce di banana, è un prodotto adatto a bambini carino, che però a me è piaciuto. Un prodotto che ho acquistato alla Lidl è questo sapone mani della Sien alle olive. Ha una buonissima profumazione, molto delicata e veramente molto buona, non sa di olive però, fa una bella schiuma, non va a seccare le mani e mi piace, costa poco, sono 500 ml, è un bel sapone, è una bella cremina, mi piace e quindi credo che ne acquisterò altri della Sien, ne dovrei avere un altro alla pera, se non ricordo male. Un sapone che sta finendo, però il flacone lo butto via, anche se il prodotto non è ancora finito perché è nel porta sapone, nel dispenser del bagno, è questo sapone alla lavanda da 500 ml dell'Avon. L'inci non credo che riuscirò a farvelo vedere, di questo non ho fatto una review. Costa pochissimo, veramente pochissimo. Lo utilizzo non per fare la doccia, ma solo per lavare le mani, perché secca la pelle, quindi non voglio farci la doccia. Io difficilmente trovo dei prodotti che riescono a seccarmi più che altro le mani, questo lo fa, e la profumazione è buona, sì, si sente la lavanda, però è una lavanda un po' da profumeria, è anche una lavanda un po' da signore, mettiamola così, a me la lavanda piace molto in realtà, il profumo di lavanda, però questa profumazione non tanto, quindi sicuramente non è un prodotto che andrei a ricomprare. Poi ho finito questo gel detergente viso della linea Sebo Vegetal per pelli miste e grasse della Yves Rocher, un prodotto che mi è piaciuto molto, è un gel molto molto denso, io lo utilizzavo per lavare il viso sotto la doccia, quindi è un gel molto denso che fa una bella schiuma, che però va sciacquata molto bene, non va a bruciare gli occhi e non va a seccare o irritare la pelle, quindi è un prodotto che a me è piaciuto moltissimo e che vi consiglio, costa poco, l'inci lo trovate nella review che vi ho fatto, tra l'altro questo nuovo flacone ha il 25% di plastica in meno rispetto a quello vecchio, che è una buona cosa, e vi consiglio comunque di tagliarlo perché siccome è molto denso non scende tutto, infatti io qua ce n'è ancora un pochino, stasera lo vado a tagliare e ci faccio l'ultimo lavaggio, tra stasera e domani, insomma uno o due lavaggi ci sono ancora. Poi ho finito questa crema per i piedi di Natura Siberica, questa qua mi era stata regalata 2 anni fa al Cosmo Prof, mi è piaciuta molto, mi è piaciuto un po' meno il tubetto sinceramente, perché è uno di quei tubetti che se viene piegato si va a rompere, quindi non mi piace molto, però al di là della confezione mi è piaciuto molto come crema perché è bella nutriente, non va a ungere il piede, quindi se camminate scalzi e non scivolate in terra potete mettere subito le calze, i calzini, è molto appunto idratante, nutriente, non appiccica e è ottimo sia in estate che in inverno, perché l'ho utilizzato sia in estate che in inverno e mi è piaciuta veramente moltissimo, mi è durato tantissimo, la profumazione è praticamente inesistente, è un'ottima crema, ve la straconsiglio. Poi, altro prodotto è questa maschera per il viso della linea Holler & Glow di Primark, che mi era stato regalato
per un compleanno, per Natale. Di questa, io questa ve l'avevo mostrata, vedrai nelle scorte di maschere viso, casomai quel video ve lo lascio in caso. È una maschera che va lasciata in posa 15 minuti. Tra l'altro, Linci, è vero che non è totalmente verde, ha alcune cose che non vanno bene, però è pieno 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 di estratti, veramente tanti tanti estratti. La profumazione è molto delicata, veramente molto gradevole, lascia la pelle molto liscia e compatta. Qui c'è scritto che è super idratante. Allora, super idratante non è, però appunto lascia la pelle liscia, è carina, una maschera molto carina. L'unica pecca, ora vi faccio vedere anche l'interno della maschera, è un pochino umidiccia, vedete, se mi riesce a aprirla, ha i bastoncini, l'omino di pan di zenzero disegnato, quindi è anche molto carina. L'unica cosa, non so se riuscite a vederlo, è tagliata ovale, però invece che per così, quindi una forma un po' strana e non aderisce bene in tutti i punti del viso, ad esempio sul mento non mi aderiva, qua di lato neanche, il tessuto è molto molto spesso e forse non aderisce, oltre che per la forma anche per questo. Gli occhi sono un po' a mandorla tipo cinesi, quindi ecco, rivedrei il tessuto e la forma del tessuto. È piena di prodotto e vi cola, quindi anche se riuscite a stare a sedere senza che vi cada, però vi consiglio di sdraiarvi e magari stare in pigiama perché cola. Secondo me potete fare anche due applicazioni. In ogni caso è una maschera carina che per i regalini di Natale vi consiglio, perché fa la sua figura e costa poco, perché costa tipo 3 euro. Sì. Eccola qua. Poi ora sono tutta impiastricciata. Allora, Olivia, poi ho finito anche questa di Oila, che è una salvietta idratante per il corpo, questa qua è al cocco, mi è piaciuta molto perché è molto pratica, la profumazione è buona, ungicchia, nel senso un pochino unge, però basta massaggiare il prodotto, scusate io ogni tanto devo allontanare il gatto dalla telecamera, però basta massaggiare il prodotto e idrata veramente tanto, nutre a fondo la pelle, e con una salvietta sono riuscita a fare gambe, braccia e cosce, quindi praticamente tutto il corpo, perché poi la pancia io non è che la vado a idratare. Quindi è un buon prodotto, ve lo consiglio, è pratico per i viaggi, è pratico da portarsi dietro, è pratico se non si ha voglia di spalmarsi una crema, questa è molto più veloce, quindi assolutamente consigliato. Altro prodotto che ho finito sono queste salviettine struccanti della Sien nel formato più grande, quindi da 30 salviette. Mi sono piaciute molto, sono delicate e struccano molto bene sia il viso che gli occhi, non vanno a seccare o ad irritare la pelle, non bruciano gli occhi e struccano sia il trucco waterproof che il trucco bio normale, e mi sono piaciute molto, costano poco, sicuramente li riacquisto. Vi lascio di queste la foto del Linci. Ultimo prodotto, questo campioncino di Arval Pure Activa, e praticamente ha un'emulsione equilibrante opacizzante, mi è piaciuta molto. Con questo campioncino ho fatto più applicazioni, non appiccica, non unge, è mattificante, è opacizzante, e però allo stesso tempo idrata la pelle, mi è piaciuto, è un prodotto che potrei acquistare in taglia grande, solamente non mi ricordo dove me l'hanno dato, quindi non saprei dove trovarlo. Se voi sapete dove vengono venduti i prodotti di questo marchio, fatemelo sapere. Quindi i prodotti sono finiti, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!